Buonasera, Forza Napoli. Ragazzi, mi è giunta poco fa la notizia che Gabbiadini avrebbe chiesto al nostro presidente che a gennaio se veniva ceduto. E questa è una bella notizia, non è? Allora, caro Gabbiadini, ti voglio dire una cosa. Non è che tu devi chiedere al presidente se il presidente ti cede. Fai una cosa, perché questa domanda non ce la fai a noi tifosi? Perché non ce la fai a noi tifosi? Sì, ma fai a me Idri che aspetta, ma te vengo a pigliare io e ti accompagno a lui. Ma quando te ne vai, capite? Quando te ne vai? So che ti sei infortunato. E hai lasciato il ritiro della nazionale. Questo mi dispiace umanamente. Ma alla fine o stai infortunato o non stai infortunato, quindi non cambia assolutamente niente. Per il Napoli non cambia assolutamente niente, perché è così. Poi voglio dire una cosa. Poi giustamente voglio dire una cosa e dico. So, si stanno facendo in nome di Paoletti e Zazza. Beh, mo vi dico io a voi, faccio una domanda a voi. Voi chi preferite, Paoletti o Zazza come sostituto di Milik al posto si Gabbiadini o a capigliare la macchina e accompagnare o a chi volete? Io la mia preferirei più Paoletti e no Zazza, perché Zazza a me non mi è mai piaciuto, anche se è un buon giocatore, è vero, però a me Zaz non mi è mai piaciuto. Mo, giustamente Rubén dice Sicchielodo, mi dice vicino a me, e beh, non ti è piaciuto perché per quel famoso gol, ma quel famoso gol con la Rubendus quando si vinse l'anno scorso 1-0, venne sempre a culo scassato che tenite. Con una deviazione, perché chi lo tira là, se ci fai fanare 10 volte non lo segna mai. Quindi alla fine io preferirei Paoletti del Genoa, almeno aspettando il ritorno di Arkadiusz Milik. Speriamo che come appena entra, e spero quando al più presto possibile, ma prima di febbraio. Non lo vedremo, secondo me. Prima i medici dicono che a gennaio, metà gennaio già dovrebbe rientrare. Beh, poco ci credo, però effettivamente essendo lui giovane, la voglia c'ha, perché a volte anche un fatto psicologico del calciatore che aiuta a migliorare e a guarire al più presto, anche questo è. Quindi Milik è un ragazzo molto molto forte, e anche se poco ci credo, però ci spero che a gennaio almeno pure la metà lo avremo, così almeno qualificandoci alla fase successiva ai Champions ovviamente abbiamo anche Milik. Gabbiadini, come ha già detto, ha chiesto al presidente se a gennaio vuole andare via. Caro Gabbiadini, non lo dire al presidente, rilla a me, posso andare via? Ti dico, ok, ma ti vengo a pigliare la pantulella, ti vengo a pigliare, ti accompagno a ruolo, Gabbiadini, basta che te ne vai. Questo è fatto, basta che te ne vai, ti arriva un altro bip perché per me. Lo dico con tanta sincerità, tu a Napoli non è cosa da tu, non è cosa perché già solo per sta a Napoli è sorridere, perché a Napoli i musi lunghi a Pisa non ci servono. Tu come sei che non ridi, è così sì come gioca tu. Tu non ridi e manchi uoco. Quindi ecco la spiegazione. Tu una risata niente di meno, ma ti fa fare una risata da una papà.
danno 10 euro ogni volta, ma fai una risata per piacere. Sono 10 euro, ah, capelli e per piacere riso. Riso. È così ci facciamo questa risata. Mamma mia. Speriamo bene, speriamo bene. Io spero in Bauletti, raga. Poi non lo so, voi cosa preferite? Questa è la mia domanda che faccio a voi. Voglio, adesso vi saluto. Niente, vi dovevo dire questa cosa qua. Un bacione è sempre Forza Napoli, perché tutto resta è sempre munnezza e sicchiluta. A proposito, mo già c'è concluso. Purtroppo stiamo fermi sempre per sta cazzi pausa nazionale che ha buffato le cosiddette sfere. Ciao, voglio un bacione a Forza Napoli.